Guardavo nella sigla i nostri volti scuri e pensavo come invece noi mettiamo sempre la faccia in tutte le cose che facciamo, e questa trasmissione ne è un chiaro esempio. Buonasera amici telespettatori, grazie per averci scelto ancora una volta. Obbligo informativo in compagnia del consigliere regionale Corrado Gabriele. Ciao Corrado. Buonasera Angelo, buonasera ai nostri telespettatori. Sai Angelo, ho pensato che se avessimo numerato dal primo giorno che abbiamo coniato insieme l'obbligo informativo, probabilmente approssimativamente questa sarebbe la 500ª puntata, o siamo Avremmo fatto più giorni di giusti? Caldoro. Sicuramente saremmo stati più Longevi. sull'informazione del presidente regionale. Sì, e a proposito di Regione Corrado, apriamo subito questa trasmissione con una importante legge di cui si è discusso in Consiglio regionale. Sto parlando quella del registro tumori, dove la Campania arriva come al solito fanalino di coda rispetto a una legge che in tutte le altre regioni esiste. E questo registro è naturalmente molto importante nella testimonianza. Che cos'è il registro tumori? Spieghiamo anche ai nostri amici. Beh, Angelo, in verità il registro tumori istituito nel 2012 non è mai partito e ieri era il momento giusto per fare il punto della situazione in Consiglio regionale. Purtroppo però il Consiglio regionale era praticamente deserto, non c'era quasi nessuno, c'erano pochissimi La consiglieri cosa regionali non interessa, presenti. evidentemente. La cosa forse non interessava. Devo dire che c'erano più persone tra il pubblico, non essendoci. Le tribune non ospitano che più di 20-30 persone, che in aula, dove i consiglieri invece dovrebbero essere 60, eletti e pagati, ne sono 60 più uno. E poi c'è il banco della giunta che dovrebbe contenere 12 assessori, ma ne vengono quasi mai più di un paio. 2 ore di attesa perché il consiglio era convocato per le 11, poi alle 13 arriva l'ineffabile presidente della commissione sanità, Schiano, il quale si è accorto che da poche ore il presidente regionale Caldoro aveva da commissario della sanità fatto un decreto per stabilire che il registro dei tumori infantili andasse affidato al Santo Bono e poi noi avremmo dovuto decidere invece la sostanza generale della raccolta dei dati come veniva affidata. C'è una proposta che le opposizioni fanno a favore della Fondazione Pascale, ma insomma tutto questo non ha avuto discussione. Perché in consiglio ci si è presentati, opposizione e maggioranza parrebbe si fossero messi d'accordo per rinviare tutto di una settimana. E non si è passato neanche al voto. È stata, come dire, un'atmosfera quasi surreale, Angelo. Erano presenti, ripeto, alcuni ospiti, insomma, probabilmente vi erano anche tante persone del Comitato Terra dei Fuochi, delle questioni che riguardano un po', questo tema, telecamere, giornalisti, i tuoi colleghi, ma insomma il consiglio era così. Questa è la foto che ho ripreso dal banco dell'opposizione. Davanti a me, per onore di verità, vi erano soltanto 3 consiglieri regionali di opposizione presenti. Alla mia sinistra, oltre il consigliere Zecchino, non c'era praticamente nessuno. Eppure era un tema così importante. Pensa, proprio ieri c'è il dato del registro dei tumori nazionali, che dice in Italia 2 milioni e 820 mila persone convivono con una neoplasia, con un tumore. 366.000 sono i casi registrati nel 2013. Purtroppo è facile fare il conto, sono 1.000 casi di tumore al giorno. Oggi è una giornata particolare, si parla spesso di questioni legate a Terra dei Fuochi, come appunto dalle immagini. Ci sono molti scienziati che non danno proprio il tema del disastro dal punto di vista della salute, l'attribuzione non è tutta a questa materia qui, però insomma quei 10 milioni di tonnellate seppelliti sotto i nostri piedi e quelli che poi invece vengono bruciati sono senz'altro un elemento in più in questa lotta senza tempo che la ricerca scientifica non riesce ancora a scongiurare. Ed è drammatico, abbiamo fatto bene non soltanto io per il mio gruppo, ma anche l'onorevole Peppe Russo per quanto riguarda il Partito Democratico, Caputo, hanno fatto bene a segnalare che insomma non si conclude un dibattito che neanche inizia su un tema così importante. Vedremo poi la prossima settimana se riusciamo a stare sull'argomento e a risolvere qualcosa, come tu dicevi all'inizio, Angelo, a fare in modo che la campagna su questo argomento non sia fanalino di coda. E
anche si è discusso, si deve discutere del diritto allo studio. Anche qui ci sono ritardi enormi, se stiamo ancora a discutere del diritto allo studio, pensa te. Eh sì, Angelo, tra l'altro in continuità nel pomeriggio un'altra seduta del Consiglio regionale, questa volta la presenza tra i banchi su 61 era di ben 16 persone, 16 consiglieri regionali. Quindi il numero legale non c'era. Non c'era numero legale, se avessimo voluto fare ostruzione, avremmo fatto saltare la discussione, ma insomma eravamo interessati a sapere che cosa proponeva l'assessore Miraglia agli studenti, anche qui, sai Angelo, molto presenti in aula, venuti ad ascoltare quali sono i piani, i programmi, lo sviluppo per l'istruzione e per la formazione e anche per tutto l'accesso al mondo dell'università. Non è arrivata nessuna proposta concreta, c'è stato un pianto greco, o come dovremmo dire dalle parti nostre, un pianto della Maddalena da parte dell'assessore Miraglia, che pare, sai Angelo, non è vero che lavorano insieme in giunta, perché l'assessore Miraglia il più grande lamento l'ha fatto rivolgendosi all'assessore al lavoro e alla formazione, Nappi, e a Russo, quello delle politiche sociali, dicendo una volta è competenza dell'uno, una volta è competenza dell'altro, io non so mai dove devo mettere le mani per trovare le risorse. Fatto sta che ho dovuto segnalare all'assessore Miraglia, nel pieno della sua solitudine, perché era sola in un banco enorme di 12 assessori, c'era presente solo lei, ho dovuto segnalare che forse c'è un ritardo nel programmare le risorse, un ritardo che poi significa che tutto ricade sulle spalle dei nostri ragazzi, delle famiglie, delle nostre famiglie e di quello che non sarà il futuro competitivo della nostra regione. Questo è un po' il tema. In Italia su 100 ragazzi che iniziano la scuola, e così anche in Campania, il dato è questo: uno abbandona la scuola già durante la licenza elementare, 5 si fermano alla licenza elementare, quindi c'è il 6% di dispersione sulla scuola elementare. Poi per quello che riguarda la licenza media se ne perdono ancora 11 di persone fino alla terza media, spariscono e siamo al 17%, che è appunto il dato della dispersione scolastica. Nei primi 2 anni durante l'obbligo formativo il dato passa al 26, per poi finire oltre il 40% di persone, di ragazzi, che non terminano con un diploma finito, con un attestato appunto rilasciato dalla scuola, il che significa che il nostro paese si colloca al 106° posto per dispersione scolastica per secondo i dati dell'OCSE. Siamo superati abbondantemente da un paese nel quale abbiamo un profondo rispetto, ma che immaginiamo non possa sopravanzare il nostro paese per tradizione, cultura, esperienze, presenza nel panorama mondiale, come la Turchia, che è più avanti di noi di tantissimi punti. La Campania in particolar modo, insieme alla Puglia, è fanalino di coda con il 26,6% di dispersione scolastica e con una copertura di coloro che avrebbero diritto alle borse di studio universitario pari al 27%, contro molte regioni d'Italia per i cui universitari che chiedono la borsa di studio vi è una copertura dal 90% al 100%. Noi siamo al 27%. L'assessore Miraglia ha fatto alcuni passi in indietro rispetto alla legge che poi sarà in discussione, ha accolto le proposte che noi abbiamo presentato, erano le proposte degli studenti, le proposte per le quali gli studenti avevano protestato, manifestato, inondato la nostra città come le altre città del paese lo scorso 15 novembre, alcune cose sono state accettate, su altre bisogna fare passi in avanti, ma insomma il vero tema che è uscito dal dibattito è che c'è una solitudine di chi si occupa di scuola e anche tra i banchi del Consiglio. Io ho tenuto una lunghissima relazione, ma poi alla fine mi sono reso conto che era una relazione fatta di parole che però non coglievano l'attenzione da parte di banchi della maggioranza che erano completamente vuoti. Non c'era neanche un solo consigliere regionale di Forza Italia e nemmeno un consigliere regionale del costituendo nuovo gruppo di Forza Campania. Quindi si sono divisi tra di loro, 9 da una parte e 9 dall'altra, quelli che stanno con Cosentino e quelli che stanno con la nuova inedita associazione politica Cesaro Caldoro, ma non c'era nessuno né in un caso né nell'altro, ed è davvero drammatico, perché si parlava di diritto allo studio, si parlava di quelle che è l'attività principale dei nostri ragazzi da praticamente 5 anni
fino alla laurea, fino ai 25 anni. In questa fascia, che è la più importante, generazionale, più importante, non c'era attenzione né di Forza Italia né di Forza Campania. Quindi probabilmente non c'è più neanche la forza di venire in consiglio. E la battuta che mi è venuta facile è stata che parlavamo di dispersione scolastica, di banchi che devono essere frequentati dai ragazzi, occupati dai ragazzi, ma la dispersione era tra i banchi del consiglio. Sono i consiglieri ad aver fatto evasione rispetto alla presenza in aula. E una volta tanto le aule vuote erano quelle del consiglio, non quelle della scuola. Sì, io poi mi chiedo com'è e perché si calendarizzano poi queste sedute di consiglio regionale quando poi i consiglieri regionali non si presentano, quindi vuol dire o che non le ritengono utili, o che chi li rappresenta prende degli impegni così a date, tanto per prenderli, ma non ha intenzione di venire in consiglio, oppure c'è veramente una disgregazione totale tra il consiglio, tra i consiglieri, maggioranza e opposizione, e quindi tutto resta sempre appeso. Così come appesa resta la questione dei bros, anche se il consiglio comunale, nella persona dell'assessore Panini, ha preso a cuore questa vertenza e ne ha fatto anche una riunione. È successo in settimana, ce l'ha per noi Taisia Raio, ascoltiamo il servizio. Sviluppo e lavoro, se ne è discusso durante la seduta del Consiglio Comunale. Nella relazione introduttiva l'assessore Enrico Panini è invitato a partire dai numeri. Il quadro di riferimento mostra un peggioramento dell'occupazione, un moltiplicarsi delle crisi industriali in vari settori, dai servizi all'edilizia, al tessile, all'agricoltura, al commercio, con la cancellazione di professionalità e redditi. Dai dati emerge una situazione napoletana vicina alla rottura sociale, con un aumento della povertà e della nuova povertà e una grossa presenza di lavoro nero. È un contesto in cui, aggiunto Panini, criminalità e camorra, che già hanno modificato la geografia e il tessuto imprenditoriale della città, rischiano di prosperare. Ma Napoli, ha ricordato l'assessore al lavoro, è l'aspetto più estremo di un quadro nazionale di difficoltà, un quadro nel quale il governo non ha segnato nessuna inversione di tendenza, manifestando soprattutto la mancanza di idee chiare sugli investimenti che si vogliono effettuare. L'assessore Panini ha poi continuato affermando la centralità del punto di osservazione costituito dalla città metropolitana, che il terreno naturale dei progetti di sviluppo, a prescindere dai provvedimenti confusi del governo e dalle grandi riforme istituzionali. Il comune, che non ha competenze in materia di sviluppo e lavoro, può tuttavia fare molte cose, costruire ad esempio un'idea condivisa di città partecipata, capace di individuare il ruolo di Napoli nella regione, nel Mediterraneo, in Europa. In quest'ambito ha fatto riferimento innanzitutto al porto, che è la prima industria cittadina e che deve svilupparsi come base logistica nel Mediterraneo. A me fa piacere che si parli di lavoro, che l'attenzione delle istituzioni siano rivolte ai senza lavoro, a quelli che lo perdono, a quelli che non lo trovano, però qui si parla solo, qui non si concretizza niente, non si fa un'azione diretta poi per sostenere chi è in difficoltà. Ma intanto il Consiglio Comunale ha preso atto di una richiesta che ormai da tempo, insomma, viene sul tappeto della politica. E insomma io direi pure, ma che ci vuole a convocare un tavolo tra tre assessori e il rappresentante del ministro, il sottosegretario, chi per esso? È così complicato, insomma è un anno e mezzo che i precari bros chiedono questo incontro, vogliono che sia chiarito, non a parti separate, perché tutte le volte che sono andati al ministero gliel'hanno anche scritto che le risorse sono lì, 7 milioni e mezzo di euro, poi tornano nei palazzi e quando lo chiedono in maniera educata, quando lo chiedono in maniera più agitata, gli si risponde sempre che il mercato del lavoro, che hanno già fatto, che hanno già detto, ma insomma quelle risorse restano lì e soprattutto non c'è nessuna risposta, no? Per i precari bros. Angelo, alcuni emittenti locali hanno fatto un servizio la scorsa settimana in un programma che si chiama Reti Unificate e hanno preso un pezzetto di una mia intervista che ho rilasciato molto volentieri al giornalista di questo programma, hanno preso solo un pezzetto, mi hanno fatto dire che sostanzialmente disoccupati prendevano un sussidio, come era scritto sugli loro statini paga, derivante dal fondo per l'occupazione ed era sussidio per i disoccupati di lunga durata. E questo ha ingenerato una polemica che poi avviene sui network sociali, molto spesso mi hanno scritto, ho provato a rispondere. E qualcuno ha detto, ma tu hai detto che avresti fatto questo progetto bros solo per il sussidio di disoccupazione. Purtroppo, come capita, gli spazi di intervista sono quelli che sono, è comparso soltanto una parte. Io avevo detto, come dico da sempre,
che per me non esistono disoccupati di serie A e di serie B, e che quel programma, l'unico programma negli ultimi 10 anni, l'ultima volta che le istituzioni sono occupate appunto dei disoccupati di lunga durata napoletani e campani, è stato quando appunto ha messo mano con 2 progetti, tante volte sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica per tante indagini, ben vengano naturalmente, però poi le risorse sono andate a finire nelle tasche dei disoccupati, sono state fatte delle attività di formazione, con la speranza che se non avesse sortito altro effetto l'accordo che avevo sottoscritto con Bertolaso, probabilmente non soltanto oggi ci sarebbero più persone al lavoro, ma ci sarebbe anche il risultato diverso per la raccolta differenziata a Napoli, che come sappiamo dalle stime abbiamo langue sotto il 20% abbondantemente. Quindi lo dico perché tanti di voi guardate questa trasmissione con la pazienza e la disponibilità di Angelo e della emittente TV Luna. Io ho sempre la stessa opinione. Se dovessi tornare indietro rifarei lo stesso percorso, naturalmente cercando di stare più attento ad avvitare gli ultimi bulloni, perché poi qualcuno che è arrivato dopo di me li ha svitati tutti e si è messo a giocare con i ragazzi che devono andare a fare le botteghe artigiane o altre cose, invece di guardare a quella che è la precarietà. A proposito di questo, perché poi si contesta quello che è stato fatto per il passato, si dimentica quello che è il presente, poi si cerca di fare le stesse cose che sono state fatte in passato con 2 però diverse direzioni. E poi arrivano le agenzie, di pochi minuti fa, quasi 21.000 nuovi contratti di apprendistato attivati in Campania nel 2012, 21.000. È il risultato concreto della misura più apprendi più lavori, varata con il piano Campania al lavoro, che io dico sempre Campania non lavoro, predisposto dall'assessorato al lavoro della regione Campania come strumento per contrastare la disoccupazione giovanile. La misura prevede incentivi per le imprese che assumono giovani con un contratto di apprendistato professionalizzante, per il quale è prevista la decontribuzione per 3 anni. Dopo l'approvazione del testo unico, la misura è stata finanziata con risorse pari a 7 milioni e mezzo di euro, guarda caso proprio lo stesso importo che a Roma, attraverso un accordo quadro nell'ambito del contratto Campania, siglato tra i vertici di Palazzo Santa Lucia e le associazioni datoriali e sindacali. Ma la cosa bella è questa, che in Campania la misura legata all'apprendistato prevede un lungo percorso di formazione al quale sono destinate 400 ore annue. Le aziende possono richiedere un contributo individuale pari a 5.000 euro per ogni assunzione, fino ad un massimo di 7.500 euro per le assunzioni di diversamente abili. Qui, in poche parole, questi danari non vanno a chi poi lavora, ma vanno alle aziende. E qui casca l'asino, perché poi le aziende che cosa fanno di questi lavori? Non è che creano nuovi posti di lavoro, ma forse regolarizzano quelli che non hanno, diciamo così. Per la verità neanche, Angelo, perché nel caso. Perché specifico... no, perché dice la signora Nappi, se così fosse già sarebbe un merito far emergere il nero. Io sostengo che molti lo hanno fatto questo, però sempre che non diventino assunzione a tempo indeterminato, perché poi, ti leggo l'ultima cosa e ti faccio fare il commento, secondo uno studio di Confcommercio, in Italia ogni mese circa 3.000 contratti di apprendistato già attivati diventano a tempo indeterminato. E questo è un altro dato incredibile, perché significa allora che, non lo so, le cose vanno benissimo. Ma le cose dovrebbero andare bene secondo quelli che sono i comunicati stampa, poi esci dalla porta, ti affacci alla finestra, leggi il giornale e ti rendi conto che le cose sono diverse. E perché in particolar modo per il piano Campania al lavoro, siccome le risorse non arrivano alle imprese, le imprese si impegnano ad assumere le persone, gli spiegano quali sono gli orari di lavoro, gli danno le linee di apprendimento, e poi siccome non arriva a fine mese il quantum devono avere dalla regione, ebbene quelle persone sono state assunte, vanno via. Bisognerebbe fare il saldo tra i nuovi ingressi nel mercato del lavoro e quelli che escono, naturalmente guardando qual è il profilo, perché è chiaro che se tu con 7.500 euro gli paghi la formazione e gli paghi lo stipendio e ti metti a posto le tue cose e poi quando è finito quel contributo li cacci via, a me non pare sinceramente di aver fatto qualcosa di significativo, ovvero per quello che mi riguarda l'importante è che si promuova lavoro concreto, visto che quella è il profilo che hanno scelto e soprattutto erano le cose che contestavano. Però io però vado un po' oltre. Io penso invece che le aziende assumano
fittiziamente queste persone, sì, non vanno a lavorare, si prendono questi contributi, poi tutto torna normale. E allora che qui bisognerebbe che la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza, l'Intendenza di Finanza, l'INPS andasse a fare dei sopralluoghi direttamente nelle aziende che hanno scelto di avvalersi di collaborazione e seguire il percorso dalla A alla Z di questi danari che vengono distribuiti, per capire quali sono le aziende che realmente hanno impegnato delle persone, quali sono le aziende che fittiziamente impegnano delle persone per recuperare questi importi. Altrimenti questo è un cane che si morde la coda e gira su se stesso, e a rimetterci sono poi sempre i contribuenti, i quali versano del denaro, le aziende, la regione le impegna, ma non servono a niente, sono dispersi nel nulla. Ecco, io dico, controllare l'intero percorso con sopralluoghi improvvisi, con raid nelle aziende, con verifiche su tutto a campione, vedere se il conto corrente di questa persona che assume realmente riceve questi danari. Fare tutto un percorso, perché io sono sicuro che c'è del marcio, sono arcisicuro. Io vorrei sapere il nome di queste aziende, vorrei andare con le telecamere a chiedere, a vedere effettivamente se ci sono queste persone sul posto di lavoro, se realmente hanno questo stipendio, se realmente gli viene accreditato sul conto corrente o sulla posta questo importo. Io penso di no. E allora, cari amici della Procura, da quali sono queste le azioni che poi dopo scopriamo che c'è del marcio? Poi lo scopriamo fra 10 anni, 10 anni fa si faceva, no. Andiamo subito a vedere, blocchiamole queste cose, se no sono soldi spesi. Scusami, Corrado, io non faccio mai intromissioni, però su questa cosa... Mi sembra ovvio, come dire, la tua battuta, c'è del marcio non in Danimarca, ma in Campania, è qui che ci sono le cose. Poi lo dico anche con la serenità d'animo, sapendo che c'è invece un'inchiesta che riguarda una formazione svolta quando io appunto ero assessore, della quale... sai, dopo un mese sono venuto a conoscenza dell'avviso di garanzia, perché lo sono andato a ritirare io direttamente in caserma, non me lo comunicavano, poi ho guardato le carte e ho visto che praticamente ci sono 10, 12, 14 capi di imputazione per un sacco di persone, 90 persone, ne parlano anche i giornali, a me mi contestano di non aver fatto, di aver fatto una turbativa d'asta di una gara che poi non era stata esplicata perché la faceva direttamente il Ministero del Lavoro. Allora c'era al Ministero del Lavoro un tal Roberto Maroni, che oggi è presidente della Lombardia, che insomma attraverso gli uffici poi scelse i progetti da finanziare. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Teniamo gli occhi aperti, hai ragione, anche su quello che accade adesso, Angelo, e facciamo attenzione perché il tempo sta finendo. Quando io in una maniera anche ironica dico che ci sono, ad oggi sono 462 giorni che mancano alla scadenza del mandato di Caldoro, questo vale anche per le politiche messe in campo dall'assessore Nappi, per quelle di Ermanno Russo, per quelle della Miraglia e degli altri assessori. Insomma, il tempo finisce ed è inutile programmare a lunga scadenza sapendo che poi le cose, tra l'altro, hanno un impatto anche sulla spesa dei fondi europei. Per esempio, le risorse che non ancora avete speso del programma 2007-2013, a dicembre del 2014 non li potrete più spendere e ci sono ancora diverse centinaia di milioni da utilizzare. Parlato, abbiamo 4 minuti, dobbiamo parlare di Poggio Reale e del decreto svuota carceri, che naturalmente sta facendo discutere. Ci sono anche delle statistiche che voglio far vedere e commentare insieme a te. Questa è la prima schermata che abbiamo. Sì. Intanto è interessante sapere che appunto su questo decreto che vuole svuotare le carceri, uno sconto di pena, c'è il 72% di popolazione che è contraria, il 16% è favorevole, il 12% non saprei. Questo è un sondaggio commissionato da ASVG con esito appunto il 31 gennaio, attualissimo. E poi c'è una cosa importante che sottolineo dalle tante ispezioni fatte a Poggio Reale: vi sono due inchieste che manda avanti la Procura di Poggio Reale, il procuratore Alfonso Davino, per fare luce su due vicende sulla cosiddetta cella zero, nella quale i reclusi sarebbero in segreto appunto condotti e avrebbero subito percosse e abusi. Il carcere è possibile, l'associazione che segue i diritti dei detenuti, ha voluto mettere in campo le denunce. Adesso c'è la Procura che indaga, perché io ho grande fiducia nelle guardie penitenziarie e nel sistema di detenzione. Il problema sono gli spazi, lo so, sono i tempi, però se ci sono degli abusi è bene che vadano perseguiti. E chi è condannato deve scontare in carcere una pena, la deve scontare come prevede la legge, però in condizioni umane, non disumane.
Non possiamo non parlare anche un minuto dell'avvertenza dell'Italcable, ancora un'azienda nel quale si sta parlando proprio negli ultimi giorni. Sì. Ne approfitto per servizio per dare una notizia a tutti gli operai dell'Italcable di Caivano. Sono circa 80 lavoratori, producevano cavi di acciaio per ponti e strade, insomma quelle che si confezionano nel cemento armato prefabbricato. Hanno mercato, hanno un proprietario che vuole acquistare l'intero capannone che sta nell'area ASI di Caivano. Mercoledì prossimo andremo a parlare e porterò con me alcuni operai direttamente con il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico per avere notizie più precise, perché vi sono acquirenti che vogliono entrare in questo mercato, e questo significherebbe salvare 80 lavoratori, a cui tra l'altro, e su questo bisogna muoversi, lì all'Ormel, in Regione Campania, l'assessorato al lavoro, spicciatevi, perché manca il decreto per riconoscere la cassa integrazione in deroga a queste 80 famiglie. Diatevi una mossa, un po' di straordinario, l'assessore alzi la voce, si faccia sentire, perché così come tante altre realtà, anche questa di Italcable campano soltanto con la cassa integrazione in deroga, quindi spicciatevi con l'emissione del decreto. Ecco, adesso Corrado ti faccio vedere una fotografia, anche perché per capire che cosa sta accadendo. Guarda questa fotografia che abbiamo trovato, questo è il Parlamento. Ah, ma questo è il museo della politica italiana. Esattamente. Che sta succedendo? Napolitano è preoccupatissimo. Grillo dice che la Boldrini è inadeguata. Si prendono a botte nella Commissione Affari Costituzionali. C'è grande confusione e tensione addirittura tra opposizione e maggioranza. Intanto Grillo ha detto due cose che non sono previste e non sono, insomma, sono da perseguire, perché Grillo ha detto a Napolitano che è un boia, e questo, diciamo, è un'affermazione, non è un giudizio politico, è un'affermazione gravissima nei confronti di una figura della Costituzione come Presidente della Repubblica. Io penso che Grillo faccia bene a tornare a fare il comico, l'attore, quello che gli pare, ma insomma la politica non è il suo mestiere, anche se, come qualcuno può immaginare, ha guadagnato il 20% dei consensi. A me fa molta paura, perché è di un qualunquismo assurdo. Pensa, c'è stata un'intervista del vicepresidente della Camera, Luigi De Maio, ha detto a proposito dei disoccupati che lui, se fosse stato in campagna, avrebbe fatto un bonus per le assunzioni, avrebbe fatto un assegno mensile a chi seguiva i corsi di formazione, e poi chi non andava a fare la corsa di formazione se ne poteva andare a casa. Esattamente quello che noi abbiamo realizzato, come se vivesse da un'altra parte del mondo questo Di Maio, che vicepresiede la Camera, naturalmente con tutti quelli che sono gli annessi e i connessi. E però c'è un tema che questa riforma della legge elettorale ci consegna: si prova a dare una dimensione della politica fatta soltanto su tre pilastri: quello governato da Grillo, del qualunquismo, la destra capitanata ancora una volta dal immarcescibile Silvio Berlusconi, e poi il nuovo che avanza con Matteo Renzi. Ecco, sono immagini che la politica dovrebbe rifiutare, perché questo lo puoi fare su un palco quando sei un attore, un comico, lo puoi fare quando stai a casa tua, ma se rappresenti il 20% degli italiani, 10 milioni di persone, questo gesto lo vai a fare a casa tua. Adesso non voglio essere anche io volgare, perché la politica è qualcosa di molto serio e va fatta in maniera seria. I dati dell'ultimo sondaggio, quello del 31 gennaio, Angelo, danno una dimensione di un paese che non sarà governabile neanche quando verrà fatta la riforma elettorale, perché sono dati di cui noi siamo in possesso. Come sapete, abbiamo preso l'abitudine ogni settimana di mostrarvi i risultati elettorali, i sondaggi. Ebbene, la tabella evidenzia con chiarezza che vi è un triunvirato, perché i partiti piccoli sono praticamente scomparsi, vi è il partito di Beppe Grillo che resiste intorno al 20%, vi è una leggera flessione del Partito Democratico, vi è un avanzamento di Forza Italia, insomma, ma gli equilibri sono quelli che ci consegnano che nessuna coalizione supera il 35%, e questo significa che, avendo messo la soglia di sbarramento al 38-37%, sicuramente bisognerà ricorrere al ballottaggio. È un po' questo
il tema che noi abbiamo davanti, un tema contenuto appunto nel sondaggio SVG, di cui prima abbiamo visto anche i dati sulla questione degli sconti di pena, delle carceri, che insomma ci indica che forse non è questa la strada che noi dobbiamo seguire. Questa era la tabella precedente, sì. In cui naturalmente viene evidenziato che cos'era, ecco, l'hai centrata, ecco, è proprio, sì, questa qui. Eccola, facciamo qui, questa è la tabella, nostri... esattamente. Aspetta, esatto, il sondaggio al 30 gennaio vede il Partito Democratico in lieve flessione dal 31,9 al 31,3, Sinistra Ecologia e Libertà dal 4,3 passa al 3,5, altri partiti di centrosinistra all'1, per un totale di 35,8. Il centro si stabilizza intorno al 3,5 e poi Forza Italia, con tutti i suoi alleati, Nuovo Centrodestra, Lega Nord e quant'altro, arrivano al 34, con il Movimento 5 Stelle al 22,9, in leggerissima crescita dal 21,1 al 21,9. Quindi c'è un equilibrio, come vedete, le due grandi forze sono una al 35,8, l'altra al 34. Bene. Ci sarebbe ballottaggio. Allora, dobbiamo chiudere con una considerazione personale. Beh, siamo in mano a tre persone, Berlusconi, Renzi e Grillo, nessuno dei tre siete in Parlamento, questa è veramente poi, esatto, la grande curiosità. Sono tre persone che governano da fuori, come se un Parlamento potesse essere governato da chi è fuori e non da chi è dentro, insomma le anomalie tutte italiane. Grazie a Corrado Gabriele. Grazie a te Angelo, ai nostri telespettatori che ci seguono numerosissimi anche di mattina durante Barba e Capelli dalle 8 alle 9, dal lunedì al venerdì. Su TV Luna, ma dalle 7 alle 10 su Radio CNC in diretta. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ai nostri tecnici, ci ritroviamo la settimana prossima.